Buongiorno amici, oggi voglio parlarvi dei miei fallimenti migliori. Ovviamente tutti i fallimenti di quest'anno, dell'orto, di quello che sta andando adesso nell'orto. Fallimenti recenti, di quelli che ti fanno rodere il culo. Vedete questo? Questo pezzo di orto qui che è fatto con la pacciamatura di telo. Non era fatto con la pacciamatura di telo prima. Ma poi ho dovuto metterla perché altrimenti morivo. Consideriamo questo un fallimento? Questo non troppo comunque, più che altro magari è un'ammissione di coscienza. Cioè che mi sono reso conto che io più di così non potevo fare, quindi dovevo per forza mettere una pacciamatura. C'è un'altra parte che invece mi tedia un po', che è questa, ve ne parlo. Questa parte è un po' incasinatella. Qua come vedete ci sono dei fagiolini nuovi che stanno spuntando. Qui c'è un bel casino, anche se sotto più o meno c'è qualcosa. E qua più o meno forse c'è rimasto qualcosa, ma è un po' un casino. Queste sono le due prode delle cipolle. Non sono due, sono 4-5 in realtà. Quelle alla mia destra di qua sono le ultime che avevo piantato, mentre quelle che avevo piantato di qua sono le prime. C'è venuta un'erba impressionante e non sono riuscito a tenere tutto bello pulito e lindo. Questo perché non lo so, che sono le prime armi, le mie cagate le faccio anche io e forse i risultati si vedono. E in più le cipolle non sono venute come volevo io quest'anno, perché ovviamente, figurati, io ero abituato che le cipolle venivano gigantesche, perché solitamente qua ci vengono delle belve di cipolle bellissime, invece quest'anno sono venute medie, che non sono male, però questo può essere dato dal fatto che non ha piovuto niente, non ha quasi mai piovuto quest'inverno barra primavera, anzi in primavera non ha mai piovuto praticamente. Può essere dato anche dal fatto che c'è venuta quest'erba impressionante, può essere dato anche dal fatto che ho cambiato luogo dove le coltivavo. Questo pezzo di campo qua è la prima volta che lo coltivo e quindi magari questo terreno è diverso dal solito e quindi, senza magari, lo è perché me ne rendo conto, è molto più facilmente compattabile. E infatti alcune cipolle non sono cresciute molto sottoterra, anche se forse con diverse sarchiature sarebbe migliorata la situazione, ma così non è stato. E quindi ci attacchiamo, prendiamo quello che viene, per forza. E questa è una. Per intendersi, le cipolle sono venute così. Non sono delle brutte cipolle, ma anni scorsi venivano almeno il doppio. Che forse è anche troppo, ma quello era ciò che mi aspettavo io. Invece non è andata come avevo previsto. Succede. Che insetto è questo? Queste sono le mie piante di zucchine, come vedete. Da qua si vede un po' male, ma da questa si vede nettamente meglio. Vedete le foglie in che condizioni sono? Queste piante hanno quasi sicuramente contratto una virosi. E io non so in che modo si possa togliere questa cosa. Man mano che crescono le foglie tendono ad allargarsi un po' di più. Vedete qua sotto ci sono quelle che anche queste avevano quel problema di virosi lì, che stringe, assottiglia così tanto le foglie. Crescendo sono leggermente migliorate, però mi sembra comunque che non siano al massimo della loro salute. E di questa cosa non posso farci niente, perché la virosi non si combatte in alcun modo. Sto utilizzando alcuni prodotti che irrigidiscono i tessuti e migliorano la salute della pianta, alcuni induttori di resistenza o per esempio il decotto di equiseto per le malattie fungine, che tende a irrobustire i tessuti e quindi magari fa bene anche a questa cosa, anche se comunque resta questo problema. Mi sembra che su alcune piante si sia leggermente attenuato ultimamente, però più o meno il trend generale è che questa cosa è presente. Queste foglie smilze fatte in questo modo, guardate quanti insettini impollinatori ci sono nel fiore. Senza fare troppi metri raggiungiamo, madonna, i pomodori che devo cogliere, raggiungiamo l'angoletto dei pomodori. Come vedete qui ci sono diverse piante di pomodoro, pomodori pronti alla raccolta. Che belli. Non tutto va come deve andare, però. Se quelle piante che vi ho mostrato adesso, cioè queste di qua, sono costoluti e sono venuti molto bene, questo è un ottimo pomodoro, no? Sono ovunque questi bellissimi pomodori, ma non sono, per esempio, nella fila accanto. Perché nella fila accanto ho messo dei pomodori ciliegini autoprodotti da delle piantine e fanno schifo, fanno super schifo. Come vedete sono rimasti bassi, non si sono arrampicati niente. Stanno producendo qualcosa, qua c'è delle cose. Ne avevo assaggiato qualcuno, non è neanche che siano di questo buon sapore, però qualcosetta c'è.
Tuttavia, non mi piace per niente come si stanno sviluppando e sto prendendo in considerazione l'idea di toglierli e mettere delle nuove piante anche di varietà diverse, varietà di cui mi sono reso conto che c'è più domanda, come per esempio il canestrino. Qua da noi lo chiedono tutti tantissimo. Io ne avevo una fila sola e comunque non sono pochi, però magari averne di più, non lo so. Oppure sostituirò in parte questi ciliegini con altri ciliegini e un po' di un'altra varietà. Comunque ecco, questa è stato un fallimento fallimentissimo. Ciao! Vieni qui. Questa mattina ho decisamente abbandonato le riprese di questo video perché non mi sentivo in forma. Cosa fa la mia amica qua? Giù, giù. È andata via. Menti maledette le cornacchie. Come moltissimi di voi sanno, io su questo canale faccio della verità, della storia vera. E quindi raccontandovi tutte le mie cose, vi voglio raccontare anche cosa va male e non soltanto cosa va bene. Per questo video ha un tono un po' diverso del solito, dove di solito mi diverto e faccio divertire anche voi. Ma a questo giro volevo farvi riflettere su una cosa che a me ha fatto molto riflettere, che è la percezione, l'apparenza che passa dai social network di solito. E frequentandoli molto, sia questo che quindi YouTube, sia Instagram soprattutto, pare che a tutti vada sempre tutto bene, che la vita degli altri sia molto più bella della nostra, o perlomeno che sia tutto perfetto, splendido e splendente, quando in realtà chiunque ha degli alti e bassi, chiunque, qualsiasi persona umana sulla terra. Però ovviamente noi siamo condizionati da ciò che vediamo, non da ciò che possiamo pensare che siano le cose, perché il nostro cervello lavora su quello che vede, ciò che carpisce dall'esterno. Quindi almeno per me a volte è abbastanza difficile affrontare i miei problemi, i miei errori, senza trovarmi in questa situazione nella quale mi sento in difetto rispetto a chiunque altro e dovermi paragonare per forza agli altri. È una merda. E con il fatto che faccio video su YouTube, o perlomeno mi espongo sui social, devo sempre dare il meglio, essere il meglio, essere un buon esempio per tutti. E invece a volte, secondo me, può essere un buon esempio anche essere un cattivo esempio. E quindi magari, non lo so, trarre del buono dal cattivo. E quindi, come ho fatto questa mattina per esempio, farvi vedere alcune cose che non andavano. Poi ho droppato la telecamera perché non ce la facevo neanche a stare nell'orto quasi, e quindi mettermi anche a fare video era ancora più complicato. Siamo in quella situazione dell'anno, della stagione estiva, nella quale c'è un po' di breakdown, come cazzo si chiama? È mio figlio, ho fatto nascere io! E anche adesso vedete che sembra tutto bello e meraviglioso, ma forse la tristezza è attenuata dal fatto che vivendo in campagna si hanno sempre nuovi stimoli. In realtà ovunque si hanno sempre nuovi stimoli, però almeno per me questi sono stimoli positivi. Settimana scorsa è venuto fuori che le mie patate sono una bomba, o perlomeno la fila che ho scavato per prova sembra essere venuta veramente molto bene, quindi questo ogni tanto mi fa stare un po' meglio. Ci sono sempre delle soddisfazioni in realtà, perché non tutto può andare male effettivamente. Oddio, non vorrei dire cose che poi, di cui poi pentirmi, però... Yeah.